il modello neoliberale ha vinto tanto, cioè ha proprio vinto tutto. Quindi se si riparte bisogna farlo con la consapevolezza che sarà un percorso lungo, di cui pochi, io no, magari voi sì, si vedrà, non vedremo la fine, non vedremo i successi, gli esiti, perché ha proprio vinto. Cioè sono stati 30 anni di come dire, spargi il sale su un terreno, oppure contamini un terreno e lo devi decontaminare, devi ricostruire i nutrienti fondamentali. Un po' un approccio agroecologico alla politica, è come il suolo di Paolo Pileri, no? Pileri, un collega ingegnere urbanista del Politecnico di Milano, scrive questi bei libri sull'intelligenza del suolo, no? Il suolo è una roba che se tu impermeabilizzi, uccidi, muore. La vita nel suolo è nei primi 30 centimetri, l'80% dei costituenti organici del suolo stanno nei primi 30 centimetri. Se tu ammazzi quella roba lì, il suolo diventa una cosa morta. La politica è un po' quello. Se tu uccidi il terreno di coltura, quello devi ripristinare e lo fai attraverso questi processi che richiedono tempo, perché è stato veramente una desertificazione. Qual è il punto? È che tempo non c'è. C'è un'urgenza, no? Di, come voglio dire, no? Le sfide sociali hanno dei tempi di risposta ormai che richiederebbero di agire 3 mesi fa, non... Quindi siamo lì, sentiamo l'urgenza e le pressioni dell'agire, però le risorse per farlo sono molto limitate. Ci sono però degli esempi che ci possono indicare delle direzioni possibili. Ci sono esempi che riescono a tenere insieme, diciamo, più che a tenere insieme, che vanno nella direzione indicata da... Sì, sia consumismo radicato, sia spazi pubblici della vita quotidiana, sia tentativi di reintermediazione della politica. Quindi dice, ma è impossibile? No, non è impossibile, perché voi se guardate ad esempio le minoranze linguistiche nelle aree interne, nei paesi, le minoranze etnolinguistiche, non trovi particolarissimi fenomeni di chiusura nelle minoranze linguistiche, no? Spesso trovi modelli di gestione del territorio, dell'apertura all'altro, dei mercati, dell'innovazione, che sono potenzialmente universalisti, orgogliosi della loro identità. Pensiamo appunto a luoghi, anche pensiamo ai Paesi Baschi. I Baschi non sono un posto chiuso, hanno una fortissima identità regionale, ma molto aperta. Pensiamo al percorso che ha fatto un posto appunto come Bilbao, la crisi, no? Il Guggenheim, molto aperta a tutto quello che il cosmopolitismo assoluto ritiene valido. No? E quindi ci sono più esempi, no? Cosa vi viene in mente? A me viene in mente auto-organizzazione come possibile tipo? Via di uscita. Degli esempi? E quelle dei centri sociali che comunque costruiscono il futuro, ci provano, sì, almeno, sì. Nelle lotte che portano avanti, ma può essere anche in un piccolo comitato di quartiere che cerca di fare qualcosa per costruire. Sì, comunque il punto è sempre relativo al futuro, nel senso che sai che quando stai organizzando, stai costruendo un percorso, è un percorso che richiede del tempo per avere in qualche modo qualche frutto, per vedere qualche risultato, e quindi certo la prospettiva è sempre il futuro. Appunto, l'auto-organizzazione perché per antonomasia è fuori dal neoliberismo, comunque dal capitalismo. Sono d'accordo, diciamo, i fenomeni di auto-organizzazione rientrano certamente nella casistica, con però due, possiamo dire, limiti o due sfide cruciali, secondo me. La prima sfida è che si è rotto qualcosa di importante nel rapporto tra partiti, Stato e società, e non è possibile, secondo me, pensare di affrontare, di prendere il toro per le corna senza mettere a tema il tema della rappresentanza politica. Allora, questo è una cosa controversa. A Cardiff un mesetto fa c'era una ragazza bravissima che presentava il caso di un community center in una periferia di Cardiff, e gli ho detto, ma io gente come te la voglio vedere, gliel'ho messa così, no, perché io ti voglio vedere in politica, ti voglio vedere fare l'assessore, non ti voglio vedere solo qua. Ah, questa roba qui genera... No, questo non è un mondo che fa per me. Secondo l'esperienza di rigenerazione urbana, per me è una storia lunga, nel momento in cui si istituzionalizzano, in qualche modo perdono quasi sempre quella carica iniziale che aveva creato, diciamo, sì, la comunità. Cioè, nel momento in cui tu le fai diventare
qualcosa di istituzionalizzato, qualcosa perdi, poi sì, magari qualcosa la guadagni più, dico, però non è facile quel passaggio che dici tu. Hai ragione, diciamo, allora, fammela dire meglio. Non di così. È semplice questo passaggio qua, perché qualcosa perdi e quindi... Fammela dire meglio, e questo è un punto importante. Non ti voglio vedere fare l'assessore, ma voglio vedere che, in che modo la tua azione influenza la politica, no? Quindi entra anche in un fossato, in un rapporto di scambio politico, dice: caro assessore, vuoi i miei voti della mia auto-organizzazione? Fai questo. Quello che facevano i partiti. Però questo presuppone che c'è la mobilitazione del consenso. Però c'è anche, presuppone che c'è ancora uno scambio con la politica. Sì. Cosa che vedo sempre meno. Però appunto c'è anche un potere di minaccia. Come dire, non è solo uno scambio basato sul fatto che ci siamo simpatici, ma soprattutto che se tu questa cosa non la fai, io ti faccio casino. Exit, voice, loyalty. Cioè, o conflitto, oppure questi voti vanno all'altro. Diciamo così, perché se nulla di questo avviene, in nessuna forma, noi siamo ulteriormente, perché è così, costretti a confrontarci con un fermento sociale di auto-organizzazione di alto livello, di cui nel libro l'esempio quello è il Santino, è la GKN, dico il Santino perché, perché lo fanno tutti, no? Diciamo, perché la GKN è veramente un esempio di grande livello. Ha aperto la sottoscrizione del capitale azionario dell'azionario popolare, anch'io ho sottoscritto una quota, ha pigliato 1.200.000 euro. Anche quell'esempio lì, a quel livello lì, al disegno del piano industriale della GKN hanno partecipato, oltre al collettivo di fabbrica, il Sant'Anna, che è una delle tre migliori università del paese, dell'Europa, il collettivo, cioè saperi, poteri, nonostante quello, la politica sorda. Dico, è difficile arrivare. Ma certo, che è difficile, è certamente difficile, però io credo che sia cruciale, perché altrimenti hai un mondo di GKL e hai uno Stato e le nostre tasse che non vanno verso la GKL. Allora, questa roba bisogna fare i conti. Uno può dire, bene, that's it. Prendo atto di questo divide assoluto e faccio altro. Io temo che questa cosa qui non sia sufficiente. Ma i politici sono più interessati ai nostri voti o alla mancanza dei nostri voti, oppure sono più interessati, come in parte dicevi prima, sono più interessati ai capitali che arrivano dal mondo finanziario? Allora, perché secondo me questo... Sì, brava. Cos'è successo? Col modello neoliberale i partiti sono diventati dei gruppi di potere insediati dentro le maglie dello Stato. I partiti non devono essere un pezzo dello Stato, questa è una patologia. Quindi diventano dei gruppi dentro le maglie dello Stato. Perché dentro le maglie dello Stato? Perché sono come delle cimici che hanno perso la loro nicchia ecologica, che era il consenso sociale, e per riprodursi sono andati in un'altra nicchia ecologica, che è lo Stato. Dentro lo Stato per rispondere in modo puntuale a gruppi di potere, cioè a chi ha più voce. Che non siamo noi. Che non siamo noi. Pare. Però per rispondere a questa roba qui, devi rimettere a tema il tema dell'intermediazione politica, cioè dell'organizzazione politica organizzata che risponde non in modo puntuale a chi ha potere, voce di tipo simbolico, di tipo materiale, ma a interessi sociali, interessi collettivi. Quindi devi ricostruire l'intermediazione. Non lo devi e non lo puoi fare nella forma novecentesca, perché il mondo, il tempo passa, il mondo cambia, però l'intermediazione, il fatto che la ragazza che faceva il community center oppure lei debbano avere un'influenza sul modo in cui funzionano le istituzioni. Può essere un'influenza diretta, per cui ti candidi, ma magari no, ma anche indiretta, no? Per cui tu sei ascoltata da quel mondo, sei ascoltata perché mobiliti consenso. Quando se non lo fai, devi fare i conti col fatto che, appunto, che avrai la il mondo, avrai 3-4 GKN e l'assenza di politica industriale per la transizione ecologica.